Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo la Triforce Plus, sempre su Made in 2 e in compagnia di Pasqui. Ciao! Ragazzi, siamo arrivati all'ormai quinto episodio, se non sbaglio, Pasqui, di sì. Surplus. E Gulmo, in questo episodio andremo a dare una svolta a questa serie. Sì. Perché ragazzi, adesso vi comparirà nelle schede qui in alto un sondaggio. E quindi sarete voi a decidere il tema da fare nel prossimo episodio, Gulmo. Sì, quindi esatto. Rispondere al sondaggio e noi vi accontentiamo. Quindi diventa una cosa più dinamica. Ogni episodio faremo un sondaggio e voi decidete cosa succederà. Cosa fare nel prossimo. E speriamo di accontentarvi e di applicarla per ogni video che faremo. Sì. Praticamente sarete voi a giocare tramite le nostre mani. Esatto. Questa è la cosa. Allora, Gulmo, in questo episodio, siccome siamo a livello 16, io vi consiglierei di andare a fare le mete in livello 20. Sì. Che siccome quest'arma qua sta quasi per finire a noi, dobbiamo farlo a livello 20. Ci conviene 20. Prendere un'arma, anche se a livello 20 ce ne darà un'altra sicuramente. Però le mete in livello 20 hanno un'altra probabilità di droppare le armi proprio del livello 20. Quindi una bella spada larga. Una bella spada larga è bella esteticamente, in tutti i sensi è bella la spada larga. Andiamo a usare il nostro permesso di equitazione. Vorrei una cavalcatura e niente. Si preme sul... Non serve a un cazzo più lo stallire, Gulmo. Sì, bisogna premere semplicemente sul volo. Al tempo rimanente 9 minuti. Ok, ragazzi, quindi mettiamoci in groppa al nostro pony. Cavallo, al nostro pony. E andiamo nella zona designata. Andiamo nella zona designata, che è questa zona qua, ragazzi. Più o meno tutta questa zona qua, dove si trovano le mating di livello 20, che è una bella mating da fare. Sì, escono come mob, spawnano tigri bianche e orsi bruni, che ci danno tra l'altro anche buona esperienza a questo livello. Quindi non male, sia per il drop sia per l'esperienza. Allora, Gulmo, già da queste parti c'è un nabbo. Vabbè, centro 20 non è un nabbo, vabbè. Già da queste parti si potrebbe trovare. Sì, da sì, si trova o sotto qui o sopra la montagna. C'è la montagna sopra dove si può trovare, oppure dall'altro lato e poi facciamo vedere. Qualche volta può capitare che esce anche nei dintorni dell'alchimista, Pasqui, sì, anche infatti, a del livello 20. L'altro giorno mi è capitato di trovarla. Ah, ragazzi, un'altra cosa ci siamo dimenticati nello scorso video. Esatto, che da livello 15 potete fare questa cosa qua. Punto esclamativo, per chi non lo sapesse ovviamente. E scrivete in chiama dove leggono tutti. Ciao belli, per esempio, così. Questa chat è molto importante, ragazzi, per la compravendita di oggetti. Voi quando vedete che scrivere vendo o compro, potete contattare in privato un PG e comprare o vendere quello che vi serve. Sì, intanto Pasqui, abbiamo subito trovato una mating della vita. Signora al cavallo che altro, è un riutilizzato. Prima, ragazzi, una volta usato il buono equitazione e scesi dal cavallo non si poteva più utilizzare. Invece adesso dura 10 minuti, però vabbè. Non so se 10 minuti sopra il cavallo o 10 minuti in tutto, lo scopriremo durante. Solo vivendo. Facciamoci tutte le nostre skill per questa metina un po' più impegnativa, Gulmo, e andiamo a farlo. Vai. Anche se Pasqui adesso abbiamo comunque l'armatura più 6, la burra scusa sì, più 6. Che ragazzi, siamo stati abbastanza fortunati a farla. Sì, una bella armatura questa. Dobbiamo migliorare un po' il resto. dell'equipaggiamento, però. E farci anche un braccialetto che non abbiamo. Sì, pian piano, Gulmo, pian piano. Faremo. Pasqui, ho notato che dalla metin escono anche gli orsi neri. Sì. E i neri affamati, quindi non solo orsi bruni. E Gulmo, siamo arrivati a metà making abbastanza velocemente, sì. Comunque l'arma Poa. Grande surplus. Comunque l'arma ogni tanto scocca il critico. Quel 377 che non è male. Quest'arma fa la differenza. Abbiamo droppato degli orecchini del più 0,4 dubbi. Vabbè, li andremo a fare per rimigliorarli. Sì. Anche se non è che però. E comunque si comprano dalla bottegaia così. Quindi destrezza che non serve nemmeno al sud, Gulmo, quindi però. C'hanno gli zombie che adesso non servono, però sì. Comunque un po' è la prima cosa che droppiamo con un bonus. Pelle e zampa d'orso, Gulmo, appena droppate dagli orsi. Sì, infatti gli orsi neri droppano proprio la pelle e zampa d'orso, infatti ne abbiamo avuto la prova. Vediamo tangibile. Un po', Gulmo, dalla mating cosa ci droppa di bello questa mating. Vediamo un po'. È quasi fatta. Spada larga, un bel libro dell'aura. Oppure una bella lama incantata che ci servirà più avanti, magari. Vediamo. Campana certificato d'oro. Lupo. Certificato lupo. Ah, c'è il drop degli certificati. Ottimo. Mamma mia, ragazzi, siamo super culati. Sì. Ottimo, ragazzi, abbiamo la cavalcatura. E a questo punto, Pasqui, cogliamo l'occasione per spiegarvi che cos'è la cavalcatura. Sì. Praticamente per un paio d'ore al giorno è possibile droppare dalle medine questi certificati. Oggi è il lupo in particolare. Portando il certificato dallo stalliere è possibile convertire questo certificato in una cavalcatura.
in questo caso il lupo, che può essere anche modificato, quindi aumentato di livello, portando i papiri evoluzione, se non sbaglio. E questa armatura, questa cavalcatura, ti consentirà di avere dei bonus sulla difesa, attacco, esperienza, velocità d'attacco in base a quello che scegliete. È molto molto utile, soprattutto per i livelli bassi. Ragazzi, ho cambiato un attimo CH, vediamo se c'è qua. C'è un'altra meta, c'è anche il Morand, ragazzi, serve per qualche missione, adesso non ricordo, qualche missione così, però. Le missioni caccia, se non sbaglio. E quindi Bulma, abbiamo droppato una cavalcatura, ragazzi, che non è affatto facile dropparla. Soprattutto senza quanto? Io penso che con il mio primo PG comunque Paschi lo droppo difficilmente, non è facile dropparla. Sicuramente ne sono buone. Molto molto utile. Tra l'altro Paschi, possiamo vedere se è possibile dropparla, sì, la cavalcatura, orario, perché è orario. Come poi potete vedere sulla wiki. E anche da eventi. Sì. Infatti c'è evento bottino che non vi fa droppare il ricco bottino, ma significa che attualmente c'è un evento drop in corso. Che potrebbe essere, come abbiamo visto, la cavalcatura oppure qualche altro evento. Le forziere esagonali, per esempio. Che si droppa dalle metin, però, perché lo dice, vedi, elimina boss e metin per ottenere una ricompensa. In questo caso certificato. Il certificato. Che però per attivarlo abbiamo bisogno del papiro evoluzione. Poi tra l'altro Paschi, sempre parlando del certificato, questo qua ci permette di addirittura attaccare da sopra il cavallo, nonostante non abbiamo il cavallo medio. È ottimo, quindi potremmo addirittura andarcelo a fare in questo video e quindi fare un upgrade subito. Ma questo Surplus è un portento, molto forte Surplus. Ottimo ragazzi, abbiamo droppato anche la cavalcatura. Ricordo Paschi, comunque la cavalcatura è a tempo, cioè dura 7 giorni. Però, per farla durare di più c'è bisogno dei papiri mutazione ed evoluzione, che permetteranno di prolungare la durata della vostra cavalcatura. Però il papiro mutazione non possiamo utilizzarlo, perché se non sbaglio è per l'esperto. Tante trighe bianche Paschi. Tante trighe. Tra l'altro si sale anche bene di esperienza, abbiamo fatto già una palla. Sì, come abbiamo detto, sono buone per entrambe le cose, drop ed esperienza. Oh, la campana d'oro, non l'abbiamo visto, ma 4 vinte è utile. E 2 diavolo. È utile con 4, per uno sciamano è ottima. È poca vinte, però c'è. Possiamo provare a venderla. Mm. Però anche se lo sciamano non è un PG molto usato. Mm. Sì, però non lo usano per giocare. Noi ci proviamo. Lo usano più per buff. Lo mettiamo da queste parti. Sì, può essere comunque utile, Paschi, niente di male per adesso. Vediamo questa aura della spada com'è, un altro certificato a caso così. Può essere, 2 certificati Smiling One. Ah yes. Ai Paschi, siamo giunti quasi alla fine. Alla fine della Metins. Alla fine del secondo certificato. Vediamo. Amo. Niente. Niente di buono. Marco Battaglia Valers. Stavolta ci andiamo male, però cambiamo CH, vediamo che se ne troviamo un'altra stessa qua. Ragazzi, c'è un cretino che sta facendo le metine al posto nostro. Cioè, noi ci abbiamo tutte le cose che ha lasciato. Probabilmente questo cattivo ragazzo non guarda i nostri video. Non ha seguito i nostri consigli. Non li sta guardando. Probabilmente. Come quella di prima, molto simile. Sì, vitalità. Però vitalità. Questa c'ha intelligenza e due diavoli. Sono fatte con lo stampino queste campane. Perché è della stessa metine. Cambiamo CH. Ragazzi, questi solotto qua non c'è più metine, perché li stiamo facendo al posto nostro. Andiamo a vedere giù, facciamo vedere una altra zona dove potrebbero trovarsi. Dando la cavalcatura. Invece no, intanto, sì, c'è cioè qua. Qua non l'avevano vista probabilmente. Stavo dicendo che il buono è durato 7 minuti reali, non 7 minuti di cavallo. Già quindi finito. È finito già. A Paschi, una cosa potrebbe essere utile per chi non conosce ancora bene Metin. In questa zona qui, dove c'è la spada, è possibile selezionare che con il tasto destro sinistro del mouse si può attaccare sia normalmente sia automatico. La videocamera la considerate. Che con l'attacco automatico l'importante è premere sulla Metin e farà tutto da solo. Sì, ve lo consigliamo per fare le Metin. Comodo per fare le Metin, sì, io lo uso. Per anche, il resto no. Anche Paschi la uso a livello 82, quindi. Sì, è molto comodo, perché non dovete stare per forza lì a premere la barra spaziatrice o il mouse. Pulsate solo e basta. E se la vedrà sul Plus. Sul Plus. Ovviamente se la Metin la reggete piuttosto bene, perché se non la reggete, ma andrete incontro a morte certa. Sì, se siete dei Gulmo Ninja, per esempio, non ve lo consiglio. Gulmo Ninja che fa il suo, però. Prima o poi ci sfideremo, Gulmo. Sì, ragazzi, mi raccomando. Appena avremo la possibilità, faremo qualche sfida PvP Gulmo vs Paschi. Anche se dobbiamo dirlo, Gulmo, non siamo proprio. Non PvP abbiamo non un abbiamo. Equip da PvP assolutamente. Però ci divertiamo. Però prima o poi ce lo facciamo un bel equip da PvP Gulmo. Sì, pian piano riusciremo a farci anche il PvP. Altri orecchini di legno. Io ho solo qualcosina con i mezzi, però difesa non ne ho. La qualcosa cosa di mezzi. Gulmo. Però siamo scarsi entrambi, quindi e siamo quindi alla pari più o meno. Sì. Gulmo. Tu hai solo le skill più alte. Gulmo, aumentiamo lo status come sempre. Non ci dimentichiamo, vita. Aumentare un po' di int, Paschi, siamo un po' sotto l'int. Sura è molto intelligente, Paschi.
è un intelligentone, solo per i veri intenditori, ragazzi, sicuro. Solo per chi è un vero droppone. No, però seriamente, se state iniziando da poco oppure adesso proprio volete iniziare a giocare a Metin, il Sura potrebbe essere una bella opzione, Wullo. Sì, è molto molto, non dico facile, però sì, rispetto ad altri è più agevole nell'andare avanti. Tutti si buttano sul War, anche io purtroppo quando ho iniziato mi sono buttato sul War perché quello più bello è, capito? È che c'ha l'aura, è tipo una spada, è un guerriero, sì, quindi è l'emblema del gioco RPG. Sì, però il Sura, ragazzi, sa il fatto suo. Ho la bottega, vale un K, se non sbaglio, 1-2K. Però ancora niente armi del 20, Gulmo. Abbiamo detto si droppavano, però adesso abbiamo droppato di meglio. Droppavo un bel po' di larve io quando facevo ste meeting. No, io sinceramente non ne facevo molto. Però infatti abbiamo droppato la campana d'oro che è di livello 20. Questa l'abbiamo scoccata. Vabbè, questa. Vediamo adesso che cosa ci droppa, ragazzi. Una bella aura della spada. Comunque, ragazzi, vi consiglio di fare il ninja. Non è vero, è schifo. Ragazzi, arco lungo cavalleresco, che è sempre un'arma di livello 20, però la larga, niente da fare. Sì, in effetti abbiamo droppato 4 armi del livello 20, sì. Cioè due campane d'oro e due archi da battaglia cavalleresca. Quella più importante è numero. Ragazzi, sull'isoletta qua sopra non c'è una metina. Adesso vi porto un'altra zona, sempre qua vicino, dove potrebbe trovarsi. Sì, infatti spesso è possibile trovarla qui giù. A parte qui giù, anche un po' più avanti, adesso vi porto. Dove c'è la scrofa? Sì, esatto. Proprio lì. Allora, ragazzi, la zona è questa. C'è anche la scala. Eccola lì in fondo, bianco, il cinghiale bianco. Che è un mini boss inutile che adesso andremo a killare facilmente. Anche se secondo me ucciderà lei a noi. Non vedremo chi avrà la meglio tra me e la scrofa. Vieni qua, piccola scrofa. Anzi, è forte la scrofa. Sì, però la scrofa ha il 100% di drop di naso di maiale. Sì, che è molto utile per buttarlo a terra, ragazzi. Utilissimo. Se volete buttare a terra qualcosa, non vi consigliamo cosa meglio di naso di maiale. O il naso di maiale o l'artiglio di tigre. Ah, ottimo quello. Che è possibile droppare dal tigris. Ecco qua, uno. Ha il dente di cinghiale. Chi è che ha vinto? Chi è che ha vinto? Il dente di cinghiale. Questa è l'unica cosa che vi diciamo. Buttatela a terra. Sì, non è degna di essere venduta dalla bottegaia. E serve un cazzo. Allora, le metin del 20, che non ricordo adesso, mi sfugge il nome. Quelle abbiamo viste già prima, non mi ricordo il nome. Avidità, se non sbaglio. Sì, si potrebbero trovare o là dove siamo stati prima, o qua dove abbiamo visti prima, o qua, oppure anche da queste parti sul ponte, molto spesso l'ho trovata, Wulmo. Quindi, ragazzi, o là all'inizio, e qua tra l'altro, Wulmo, si trovano molto spesso anche le metin della lotta. E infatti infatti, ragazzi, o lotta o battaglia pure, capace. Se per il video scorso, che sicuramente avete visto, ma che se non avete visto potete andarlo a vedere, abbiamo lasciato anche la playlist, abbiamo fatto una playlist di surplus. Per surplus, se volete droppare cosa, ville d'orso, quant'altro, vi consigliamo queste metin qua. Sì, la metin della lotta è la migliore. E qui, Gulmo, ci erano dimenticati questa zona, perché se ne è molto importante, è molto facile trovarla più qua che dalle altre parti. E Pasqua, è molto importante questa zona anche per un'altra cosa, adesso che mi viene in mente. Sì. È l'unica zona, fai vedere sulla mappa, Pasqua, fai vedere sulla mappa. Qui. Qui proprio. Sì. Dove si troverà la... È la Hid, la Hid bianca. La signora delle Hid bianche che vi farà fare la missione dell'anello di fidanzamento. E Bile d'Orso per Pasqua, per Bumbo, per Pasqua. Bile d'Orso, ragazzi. Ottima. Stavo dicendo, si trova una delle Hid, ma adesso non mi ricordo come si chiama, di preciso, che è la più forte tecnicamente delle Hid, dove sarà possibile fare killando le 35, se non sbaglio, o 25, ottenere l'anello di finanziamento, che ho visto adesso vale anche abbastanza. Ah, sì. Però è possibile dropparne solamente uno a PG, e l'anello di finanziamento, come dice già la parola, vi permette di sposarvi su Metin. È una missione che si va a fare. Comunque si trova da queste zone, o qua all'inizio o dall'altro lato vicino al ponte. Solitamente si trova questo mini boss, questo mob. Adesso vediamo un po' se lo troviamo, ve lo facciamo vedere, ma non mi pare. Vabbè, se mai cambiamo CH, Gulmo, a sto punto vediamo se ci sono metin sia della lotta che dell'abilità da queste parti. O della battaglia, c'è un po' tutto. Anche della battaglia qua un po' difficile trovarlo, ma si trova, no? Ok, ragazzi, abbiamo trovato sia lotta che battaglia. Ottimo per noi. Manca solo la... Eccola. Due metin della lotta, tra l'altro. Lotta. Ottimo, ragazzi, questa è una bella zona per voi, Dopo vi faccio vedere un attimo il nome della Hid, perché l'ho vista là, Sì. Quando andiamo a fare l'altra metin della battaglia. Quest'altra bile d'orso, Gulmo. Sì, perché non ci troppa oltre la bile d'orso nulla da metin di livello 10. Sì. Tanti orsi, Gulmo, tante bili d'orso. Quindi, ragazzi, vi consigliamo molto queste metin. Sì, come avete visto, è la zona perfetta. Ne abbiamo fatte qualcuno e ci hanno droppato ben due bili d'orso. Sì, abbiamo due bili d'orso. Potremmo uppare
provare a fare il colpaccio o questa, però per il momento ci manteniamo un attimo così. Calmi. Ragazzi, il mob è la Cine. Questa qua che è la comandante aggressiva, quindi adesso la chiudiamo allora. Cioè, vedi che è abbastanza forte, vediamo. Di pensare di uccidere prima tutti gli altri e poi lei. Andiamo. Vedi con lama, vedi là, vedi con lama. Ci dovrebbe dare anche un bel po' di pozze, Gummo, questa. Se non sbaglio, droppa mazzetti di pozze. Sì, ma se non sbaglio, droppa anche qualcosa di buono, anche i nastri. Se non sbaglio, sì, droppa. Pure questa droppa qualcosa di buono. Tante pozze. Tante pozze. Come ragazzi, previsto. Tante pozze. Passiamo alla Medin. Ragazzi, abbiamo droppato pugnale del cobra. Inutili. Libro abilità, che sarà sicuramente un'estasi. Ormai siamo abituati. Invece, no. Spirito del lupo. 100k. Che non vale niente, quindi lo vendiamo 100k. 90-100k. E qua c'è l'ingresso, Gummo. C'era l'ingresso. Di Atalantide, sì. Però è stato spostato un po' più là. Paschi, passiamo alla terza mating della stessa zona. Tra l'altro siamo anche quasi saliti di livello facendo mating così. Sì, infatti vi consigliamo le mating non solo per il drop, come ho detto prima, ma anche per expate. Sì, perché droppate, expate, è una bella fonte di guadagno. Molto molto utile. Bellaccia di tigre. Bellaccia di tigre, Gummo, stiamo andando a finire anche quest'altra meeting. Vediamo. Noi speriamo sempre in un libro che possa farci fare un bel po' di soldi. Con l'ana di legno. L'ana di legno. Meglio la nostra. Meglio un bonus per il momento. Però prima o poi dropperemo qualcosa. E saliamo anche di livello. E nessuno. Del libro. Nessun libro. A parte un abito avorio per Gummo. 1000 HP. Ce l'ho più 8500 HP maschi. Ah, ok. Allora. Più 8500 è fatto intorno. Ok ragazzi, vediamo un po' di soldi, non lasciamo niente. Ci facciamo un attimo questi grizzly. Sì, dobbiamo fare i grizzly per la missione caccia. Comunque ci farà expare un po'. Capace ci dà un buona abitazione. O le pozze viola. Allora andiamo da quest'altro lato e vediamo se c'è anche la meta della verità. Altrimenti cambiamo CA. Paschi, abbiamo terminato anche l'altra missione e ci ha dato il buono. Permesso di abitazione che andremo subito a sprecare. Cazzo, non ci interessa. Sì, sì. Ah. Si cammina almeno meglio. Sì, non vedo l'ora Paschi di fare il 25 per il cavallo. Che scegliamo prima? Un lupo grigio alfafavato su un po' di meno. E ce l'abbiamo anche di fronte. Ragazzi, quindi ritorniamo sulla nostra isoletta, penisoletta qui sopra. Montagnella, promontorio. Promontorio. Chiamare per vedere se troviamo un'altra bella metina di livello 20. Per droppare almeno una larga. Sì, abbiamo droppato tante armi del 20, ve lo ripetiamo, ma niente larga. Probabilmente perché sa Metin. Sì, eccola. Che ci serve. Però questa qua la vedo propositiva. Sì, questa è la Metin giusta per dire. Pelle zampa d'orso droppata, ragazzi. Nella prima spawnata di mob. Quindi siamo già due. Pulmo, pelle zampa d'orso che tu sappia hanno un buon valore. Che io sappia hanno un valore. Siamo intorno? Secondo me 100k ci riesce a 100k. Sì. Perché è utile per uppare qualcosa. Con l'ana di rame, ragazzi. Ottima. Questa è un grande. Molto, drop, molto Pulmo. Buona. Liscia, ma è buona. Ragazzi, già così liscia non vendetela assolutamente. Anzi, vendetela nel negozio perché già vale su uno, è un KK, secondo me almeno un KK ci vale, ragazzi. Perché come vedete c'è la resistenza al lampo che serve poi più avanti, vi servirà. Vabbè, per chi lo sa cosa serve in Atlantico. Sì. E qui, per reggere i setau. Ottimo così, quindi. Ne abbiamo già due di quella di rame. Una data dal biologo. Più tre. E un'altra più una però. Voglio se mai Gummo, io direi di, una volta che dropperemo un altro tipo di collana, di vendere questa più 3. Sì. Tanto a noi non, non serve, sì. E fare un po' di soldi, Sì. Consigliamo anche a voi di farlo, ragazzi. Tanto questa qua l'avrete tutti quanti appena iniziate le mie prime missioni del biolo. Sì, se non sbaglio, era proprio la terza mi pare proprio del biolo, sì. O la seconda addirittura. Quindi ci sarebbe anche un business da fare. Uno inizia con tutti i PC. Si fare con la di rame. Un'altra, ragazzi! Eccole qua. Ottimo, ottimo Gummo. Che succede, Paschi? Plus. Ottimissimo, già abbiamo fatto un 3 collane di rame in tutto. Vedete ragazzi, fare le meeting è sempre la cosa più utile. Non c'è niente da fare. Beh, abbiamo fatto una bella droppata, Gummo. Sì, oggi una bella droppata. Certificato lupo, 2 collane di rame, un bile d'orso, adesso una spada larga. 2 per le zampe d'orso. Sì, non male. È un libro inutile. Cresce bene sul plus, Cresce molto bene questo cucciolo. Ricordiamo che nello scorso video abbiamo venduto sì, abbastanza cose, abbiamo fatto 3KK. Poi non abbiamo messo più il negozio, quindi sono non abbiamo avuto tempo, sì. Vediamo cosa esce da questa media, Gummo. Ci siamo quasi. Che schifo. Pugnale a forbice, che è comunque un'arma del livello 20. Un'arma del livello 20, ma non è la larga. Molto carino il pugnale a forbice, sì. Ok ragazzi, cambiamo CH, vediamo di trovare... Facciamo un'altra meeting e poi concludiamo qui l'episodio, Gummo, che dici? Direi che può bastare, però ci abbiamo fatto tante meeting, abbiamo spiegato un po' di cose.
Speriamo un altro po' di drop bello. Eccola là, ragazzi, si era nascosta. Ma dietro? Ma io con occhio di falco l'avevo vista. Quindi... Io non l'avevo notata, Paschi. C'è bisogno di occhio per le metin, Come avevo detto, Sì, anche sotto. Anche qui si possono trovare le metin dell'avidità. E noi l'abbiamo trovata. E adesso ce l'andremo anche a distruggere. Una bella droppata, quindi. L'ennesima. Corazza dello spirito. È per noi. È per noi. 26. Livello 26, ma non ha niente. Quindi penso che, non so se... Bottegaia, è comprabile Bottegaia. Dal mercante di armatura, no, quindi Bottegaia... Non ci serve a niente. A meno che non aveva qualche bonus interessante, ma così non ce ne facciamo niente. Se diciamo, Paschi, adesso i bonus utili sono gli HP. Se hanno tipo forte contro animali adesso può essere utile, no? Ah, le armature sì, non hanno forte contro animali, però sì, un valore d'attacco oppure gli HP adesso sono molto molto utili. O qualcosa con int potrebbe essere molto molto utile, sì, un'arma con int oppure lo scudo con int. Stiamo accingendo a distruggere la nostra roccia metin, sì, sperando in una larga. Voglio la larga, non so che sì, nemmeno Laura no, un valore così. Però è bella, importante, però voglio una spada larga. Molto carina la. Anche per farvela vedere. Vediamo. Vai, surplus. Surplus, dai. E niente, ragazzi. Certificato lupo! Un altro pulmo! Non ci credo, ragazzi, siamo dei sculoni. Due certificati del lupo, incredibile! Sculoni. Tra l'altro la cui salva è un'altra arma del livello 20. C'è un critico. C'è anche un critico. Abbiamo droppato tutte le armi del 20, tranne la larga. Ottimo così, ragazzi, io direi di concludere il video così, con due certificati lupo, incredibile. Mamma mia, due certificati. GG per noi, Volmo. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi, ragazzi, vi ricordo di rispondere, è importante per noi, di rispondere al sondaggio qui in alto a destra che vi metteremo nelle schede, sì. Così sarete voi a decidere l'argomento del prossimo video. Quindi per questo video è tutto, ragazzi, vi ricordo sempre di lasciare un like, iscrivervi al canale se non l'avete fatto e attivare la campanellina per notifica, mi raccomando, perché YouTube non invia le feed. Sì. E noi ci vediamo in un prossimo video, Gulmo. Ciao. Ciao. Pure quando forse